momento in Washington dopo un lungo. Forte che sono destinate. Questo potere è solo un mezzo di movimento, anche di voi soprattutto del popolo. La guerra di Spagna ha avuto tra i suoi principali nodi di conflitto il ruolo della Chiesa nella società, ma anche una dimensione religiosa che andava oltre la semplice contrapposizione tra clericalismo e anticlericalismo e si sottraeva agli schemi della lotta politica. Nella Spagna degli anni 30 la Chiesa è una grande forza di conservazione. Non segue la società nella sua evoluzione, ma vorrebbe mantenerla pietrificata nelle sue immobili gerarchie. Rifiuta la modernizzazione, l'urbanesimo, l'emancipazione delle classi subalterne, la loro libertà di scegliere e decidere del proprio destino. Ritiene il suo diritto a influire sulla condotta dei pubblici poteri. È una forza integralista incapace di accettare uno Stato indipendente dai condizionamenti religiosi. Il suo clericalismo produce un anticlericalismo altrettanto estremo. La Repubblica non si limita a laicizzare lo Stato, ma vuole annullare l'influenza della Chiesa. La priva delle sovvenzioni statali, le proibisce l'esercizio dell'istruzione e di ogni altra attività economica, ostacola le manifestazioni pubbliche del culto. Franco volle allora presentarsi come difensore della Chiesa, come colui che le avrebbe restituito il prestigio e il ruolo che essa aveva occupato durante la monarchia. Per questo diede il nome di Crusada alla sua guerra, una guerra santa che richiamava le grandi imprese passate della Spagna cattolica. De ninguna manera io credo che se puede considerar. In nessun modo io credo che si possa parlare di crociata, perché effettivamente alla radice delle terribili tensioni sociali che alla fine sfociarono nella guerra civile c'erano fortissime ingiustizie sociali di tipo strutturale. Pues había unas injusticias sociales. E veramente, tranne piccole eccezioni, l'apparato clericale si identificava con la destra e la destra era terribilmente ostile a qualsiasi cambiamento sociale. L'apparato clericale, il clero, eccetera, stava identificato con la derecha e la derecha era di una insensibilità terribile a admitir cambios sociales. Un forte sentimento di ostilità anticlericale e antireligiosa è da tempo maturato in ampi settori delle masse popolari. Gli stessi cattolici parlano di apostasia delle masse. Scoppiata la guerra civile, quell'odio trova libero sfogo. Nella zona repubblicana un'ondata di violenza travolge la Chiesa. Numerosi preti e religiosi sono massacrati dalla furia popolare, a volte in forme crudelissime. Edifici religiosi, immagini e arredi sacri sono dati alle fiamme. Il furore iconoclasta si scatena sugli oggetti del culto con la stessa violenza epurativa che si abbatte sui suoi ministri. Talvolta la profanazione delle chiese si estende alle tombe dei religiosi che vi sono custodite.
I corpi dissepolti sono esibiti in pubblico, smembrati e dispersi tra le macerie delle chiese distrutte. Privi di valenza politica, quegli episodi mettono comunque in evidenza uno spirito di vendetta a cui non è estraneo il sentimento religioso. È come se si volesse castigare la Chiesa per avere essa stessa distrutto la fede. Quelle devastazioni, quelle profanazioni, sono la reazione violenta al vuoto, al senso d'abbandono di una Chiesa matrigna e alla perdita di fiducia nelle sante immagini. Io credo che nella guerra spagnola si cruzano vari conflitti storici della società spagnola. Uno di ellos è... Nella guerra civile si intersecano diversi conflitti storici della società spagnola. La gran matanza dei sacerdoti che hai nel verano di... Tra questi vi è indubbiamente il conflitto religioso. Che hai nei primi mesi della guerra, che è una ecatombe. Non si spiega altrimenti lo sterminio di tanti sacerdoti, religiosi, seminaristi, suore, durante i primi mesi della guerra. Simbolico, simbolico con il potere che tiene lo simbolo di configurazione. È un'ecatombe per la Chiesa cattolica, che non si capisce se si perde di vista il conflitto simbolico, simbolico in relazione al potere che hanno i simboli di configurazione della coscienza e dell'identità. Non solo alla classe obrera, nella medida in cui la classe obrera tuviera una enemiga con la Iglesia. C'è un profondo conflitto religioso che riguarda non solo la classe operaia, che vede nella Chiesa un nemico che tradisce l'obbligo di essere fedele ai poveri, ma anche le classi medie. Sino che attraversa la classe media. Nulla più della persecuzione subita dalla Chiesa in zona repubblicana ha alimentato lo spirito di crociata della Spagna franchista. L'aura di martirio, il fervore religioso di cui i militari erano privi, viene ora a nobilitare la loro sollevazione. La difesa della fede dà una forte motivazione alle masse cattoliche che si battono nelle file nazionaliste, tra cui si distinguono i requetés di Navarra, truppe d'assalto animate da un forte sentimento religioso. L'appoggio della Chiesa, che può indicare in Franco il suo salvatore, è incondizionato. Tutti i vescovi spagnoli, con due sole eccezioni, diffondono una lettera collettiva in cui si illustrano gli orrori della zona rossa, tacendo quelli della zona nazionalista, per giustificare il golpe militare. Il cardinale Isidro Gomà, primate di Spagna, scrive: «Se l'odierna contesa può apparire come una guerra puramente civile, nel fondo si deve riconoscere in essa uno spirito di vera crociata in soccorso della religione cattolica». Nelle chiese cattoliche di tutto il mondo si prega per Franco. Il sostegno internazionale del Vaticano alla sua causa sarà costante. Il giorno del suo trionfo il Papa Pio XII lo celebrerà felicitandosi con i figli dilettissimi della Spagna cattolica per il dono della vittoria con cui Dio aveva voluto premiare il loro eroismo cristiano. In generale, la Chiesa, appoggiata in questo fortemente dal Vaticano, è a favore della sollevazione nazionalista ed è molto solidale con il regime di Franco. Claro, perché in suo caso se pueden ver. Dal suo punto di vista è evidente che sono in gioco i suoi interessi, perché la Repubblica ha eliminato il finanziamento statale alla Chiesa, la privata del monopolio dell'istruzione, ha introdotto il divorzio. Pertanto la Chiesa ha motivi più che sufficienti per preferire il regime promesso da Franco a quello della Repubblica. Questo spirito di solidarietà tra il regime e la Chiesa durerà quasi 20 anni. La Iglesia perdura durante casi 2 décadas. Es decir, durante los años 40. Tra gli anni 40 e gli anni 50, la Chiesa trarrà un grande profitto dal suo stretto legame con il regime. Di nuovo il controllo sull'istruzione, di nuovo il controllo sulla censura, di nuovo l'egemonia spirituale della nazione è nelle sue mani. C'è un recupero del monopolio religioso sulla società.
Nel secolo XX in nessun paese cattolico la Chiesa si è vista assegnare il ruolo che essa ha avuto nella Spagna franchista. La stessa base ideologica del regime, un nazionalcattolicesimo fatto di intransigenza e nostalgia dell'antica grandezza spagnola, è fornita dalla Chiesa. Nei primi due decenni il regime si presenta come l'inveramento del più totale integralismo, come il più puro modello di Stato confessionale. Nessun insegnamento può per legge contraddire la dottrina della Chiesa. L'istruzione è per lo più impartita dagli ordini religiosi. La stampa cattolica, che controlla gran parte dell'informazione ed è l'unica esente da censura, impone la sua visione del mondo reazionaria e sessuofobica. Le associazioni cattoliche, tra cui emerge l'Opus Dei, sono l'ambito privilegiato di formazione e promozione della classe dirigente. La relazione tra il regime e la Chiesa sarà così intima che il dissenso cattolico, penetrato anche nelle gerarchie a partire dagli anni 60, riuscirà ad attenuarne la spietatezza e ad aprirlo ad alcune istanze di democrazia. Il ruolo che Franco ha lasciato alla Chiesa stempera alquanto la natura totalitaria e fascista del suo regime. D'altro canto, Franco era un militare che raggiunse e consolidò il suo potere essenzialmente per la via militare. La guerra di Spagna è stata anche un grande reciproco sterminio al di fuori dei campi di battaglia. Soprattutto nei primi mesi, nelle retrovie dei due fronti, c'è una ricerca affannosa degli avversari politici che, una volta individuati, vengono ammazzati sul posto, a volte in forme atroci o in breve tempo passati per le armi. Quasi ogni notte, dietro entrambe le linee, si svolge un rito di morte con identica sequenza. Gruppi di prigionieri vengono prelevati dalle carceri e condotti a quello che con beffarda ironia è chiamato il paseo, la passeggiata. Un breve percorso in camion che finisce con una raffica di fucileria in una cunetta stradale o di fronte al muro di cinta di un cimitero. La differenza tra le due zone sta nel fatto che in quella repubblicana ci sono carceri di partiti o sindacati che uccidono di loro iniziativa nell'inerzia tollerante o impotente delle autorità, mentre in area franchista è per lo più la falange a fare il lavoro sporco, con il pieno consenso delle autorità militari. A Granada, vittima di uno di questi paseos, è il poeta Federico García Lorca. Scarsamente impegnato in politica, ma molto attivo nelle iniziative culturali promosse dalla Repubblica. A Mallorca, un ex squadrista inviato da Mussolini, Arconobaldo Bonaccorsi, istituisce una sorta di regno del terrore attraverso una costante pratica di esecuzioni sommarie. Lo scrittore cattolico Giorgio Bernanò, che ne fu testimone, nel suo libro di denuncia I grandi cimiteri sotto la luna scriverà: fino a dicembre i fossati intorno ai cimiteri dell'isola ebbero la loro funebre messe di malpensanti. Operai contadini, ma anche borghesi. Una volta che ne fu quasi esaurita l'epurazione sommaria, bisognò occuparsi delle prigioni. Impotente ad impedire la sanguinosa epurazione nelle retrovie, il presidente della Repubblica, Manuel Azaña, dice: nessuna politica si può fondare sulla decisione di sterminare l'avversario. Il sangue ingiustamente versato dall'odio, con propositi di sterminio, rinasce e produce frutti maledetti non per quelli che lo hanno sparso, ma sull'intero paese che lo ha assorbito. Nello stesso periodo Franco dichiara ad un giornalista che sarebbe disposto a fucilare mezza Spagna pur di raggiungere la vittoria. Non c'è quasi centro abitato che non conosca la pratica delle giustizie sommarie. In ogni città o paese non sono solo le appartenenze politiche a mandare a morte.
Basta aver votato per la parte avversa, aver espresso opinioni contrarie, essersi esposti nei conflitti di lavoro. Essere di una famiglia di destra o di sinistra è spesso sufficiente per essere passati per le armi. Una famiglia accomodata, di derechas. La mia famiglia era una famiglia benestante, di destra, che leggeva l'ABC e le mie uniche fonti di informazione erano quindi questo tipo di giornali. Insomma, noi eravamo una famiglia di destra. Inoltre, a partire dal 18 luglio, c'è una specie di esaltazione patriottica, di nazionalismo estremo. E quindi i miei cugini entrano a far parte della falange e io mi arruolo nei requetés. Los primeros meses de la guerra civil es una auténtica carnicería recíproca. I primi mesi di guerra civile sono un'autentica carneficina in tutti e due i campi, perché i problemi sociali in Spagna erano problemi molto acuti, che trasudavano odi reciproci, delle classi sociali alte verso operai e braccianti e viceversa. Y un odio de siglos. Un odio secolare, perché la miseria e l'analfabetismo in Spagna, nelle classi operaie e tra i braccianti, erano profondi. La gente non lavorava más que unos meses al año. La gente lavorava solo qualche mese all'anno. Qui, per esempio, nella nostra zona, si lavorava quel mese e mezzo o quei due mesi che durava la raccolta delle olive. Poi la gente moriva letteralmente di fame. Non c'era più lavoro. Gli operai andavano nella piazza del paese e gli arrivavano i padroncini che indicavano chi quel giorno avrebbe lavorato. Tutto questo creò degli odi veramente tremendi, incomprensibili per le nuove generazioni del nostro paese. Ma allora il solo fatto di portare una cravatta o una giacca o un impermeabile era di per sé il simbolo di una classe potente e oppressiva. La classe poderosa e oppressiva. Empieza a esistir già come una scenificazione orribile. Si cominciò ad assistere a una rappresentazione orribile, ma perfettamente organizzata, perché in carcere, ma anche nella caserma della falange, c'erano molti prigionieri, molti dei quali alla mezzanotte sarebbero stati fucilati. Siccome era ancora bel tempo e la gente stava in strada a prendere il fresco, c'era chi ritornava a casa pur di non vedere il corteo formato dai condannati e da quelli che sarebbero stati uccisi, affiancati dai falangisti e dalla guardia civile. Que iban en los laterales. Pero esto lo veíamos con mucha frecuencia. Yo conservo todas las actas. Era uno spettacolo ricorrente. Io conservo tutti i verbali dei decessi. Li ho raccolti e fotocopiati dal registro civile del mio paese. E sono più di 80. Verso mezzanotte si sentiva la scarica dei fucili. Il cimitero stava a mezzo chilometro dal paese. La notte aquella sin radio stava proibita. In quelle notti senza radio, era stata proibita, senza nessun altro strumento rumoroso come la televisione, era spaventoso sentire le scariche dei fucili e poi i singoli colpi di grazia. E questo non capitava soltanto ai prigionieri dei due luoghi di detenzione di San Roque, il carcere e la sede della falange, ma anche a volte con gente portata in camion da fuori e fucilata contro il muro di cinta del cimitero di San Roque, cosa che motivò la protesta del comandante militare di San Roque, tanto che arrivò a chiedere ragione del perché si fucilasse senza il suo permesso nella sua giurisdizione. Dopo i primi mesi, da tutte e due le parti si comincia a dare alle uccisioni una parvenza di legalità. In zona nazionale si è fucilati dopo essere stati condannati da un tribunale di guerra, in zona repubblicana da un tribunale popolare. Ma nel novembre del 1936, mentre Madrid è assediata, le carceri vengono evacuate. A più riprese, i prigionieri civili, militari e religiosi sono condotti in convogli verso Valencia. Ma tutti quei viaggi terminano a Paracuellos del Carama, dove i prigionieri vengono abbattuti a colpi di armi automatiche e sepolti in grandi fosse comuni, da cui le salme saranno esumate solo dopo la guerra. All'atto assistieron todas las familias de las víctimas. I movimenti nelle prigioni erano allora sotto il controllo del consigliere dell'ordine pubblico della Giunta di Difesa, il giovane Santiago Carrillo.
È impossibile che quei massacri ripetuti e sistematici siano avvenuti in modo spontaneo e incontrollato. Paracuellos resta una pagina nera nella storia della Repubblica Spagnola. Sui campi di battaglia ci si uccide senza pietà. Generalmente non si fanno prigionieri. Le città sono martoriate dalle bombe. Ma ciò che più colpisce sono gli ordinari massacri. Paracuellos, con le sue 2.400 vittime. Badajoz, dove il colonnello nazionalista Yagüe ha fatto sterminare nella Plaza de Toros circa 3.000 prigionieri, appaiono come gli episodi più terribili per il numero degli uccisi. Ma nelle retrovie vi è un clima di sterminio quotidiano. In entrambe le zone le esecuzioni diventano un fatto domestico e consueto, una normale attività di limpieza, come si diceva allora, di pulizia, quasi si trattasse di una qualsiasi pratica igienica o di disinfestazione. Dall'altro lato io non lo conosco demasiado, no? Non conosco bene chi faceva parte dell'altro schieramento, ma nella zona nazionalista il clima che si crea durante la guerra civile è veramente un clima complesso. Perché? E più volte mi sono interrogato su queste cose. Perché è vero che c'è un livello che è quello di chi compie le esecuzioni, e ce n'è un secondo che è quello di chi ordina di compierle. Ma c'è anche un terzo livello, che è quello di chi tollera, di coloro che accettano le esecuzioni. E questa era gente normale, erano avvocati, medici, notai, parroci. È un clima che non si può capire se non lo si è vissuto. C'era un divieto tattico del lutto, perché in Spagna, se ci si fosse messi in lutto per i morti, tutta la popolazione sarebbe stata vestita di nero, perché la morte in un paese significa il lutto della sposa, il lutto dei figli, il lutto dei cognati, il lutto delle cognate, dei nipoti. E il lutto fu proibito, perché altrimenti sarebbe stata la Spagna intera a vestirsi di nero. La Repubblica Spagnola non si aiuta solo con il fucile, ma anche con la penna. Negli stessi giorni in cui intorno a Madrid è in corso la battaglia di Brunete, si celebra in Spagna il Congresso Internazionale degli Intellettuali Antifascisti. Vi partecipano scrittori e poeti già celebri come André Malraux, Tristan Tzara, Anna Segers, Pablo Neruda e Nicolas Guillén. Alcuni soldati che vengono dal fronte entrano nella sala del congresso. Tra loro c'è lo scrittore tedesco Ludwig Renn, che dice: «Non abbiamo lasciato la penna perché pensiamo che non valga la pena di scrivere. Al contrario, per la nostra causa non deve combattere solo il fucile, ma anche la parola». Tra i giovani scrittori e poeti spagnoli come Bergamin, Hernández, Cernuda, emerge la figura di Rafael Alberti, che declama i suoi versi dalla tribuna del congresso. Se la cultura internazionale si schiera in larga maggioranza a favore della Repubblica, tra gli intellettuali cattolici ci sono le prese di posizione più sofferte. Simone Weil, ebrea e cattolica, va in Spagna e partecipa alla guerra in una colonna anarchica. Cosa succede in Spagna? Ognuno laggiù ha da dire la sua, le sue storie da raccontare, un giudizio da pronunciare. È la moda oggi andare a fare un giro in Spagna, vedere un po' di rivoluzione e di guerra civile e tornare con la penna piena di articoli. Non si può più aprire un giornale o una rivista senza trovarvi un racconto degli avvenimenti spagnoli. Come potrebbe tutto questo non essere superficiale? Gli intellettuali cattolici non possono ignorare che nella zona repubblicana la Chiesa è perseguitata. Paul Claudel dedica la poesia ai martiri spagnoli, alle vittime di quella persecuzione. Ma altri, François Mauriac, Georges Bernanos, Jacques Maritain, non possono chiudere gli occhi sui massacri
che si compiono anche dalla parte di Franco in nome della religione. Capiamo anche che l'Episcopato e il clero abbiano avuto difficoltà a guardare dall'alto un conflitto nel quale si trovavano così tragicamente coinvolti. Ma resta questa spaventosa sventura che per milioni di spagnoli cristianesimo e fascismo ormai si confondono e che non potranno più odiare l'uno senza odiare l'altro. Carlo Rosselli scrive nel febbraio del 1937. Vale la pena di combattere quando sono in gioco valori così grandi, tutta la speranza di un'epoca, il bisogno di emancipazione, la pace stessa del continente, la sorte dei popoli oppressi. Vale la pena, se necessario, anche di morire. Oggi in Spagna, domani in Italia. George Orwell, che è andato a combattere con una colonna del POUM sul fronte dell'Aragona, è poi testimone degli scontri di Barcellona del maggio del 37. Indignato della persecuzione a cui è sottoposto il POUM, tuttavia non ne condivide affatto le impazienze rivoluzionarie. Mi sembrava idiota, scriverà in omaggio alla Catalogna, che uomini che lottavano per la loro vita militassero in partiti contrapposti. Mi sono sempre chiesto, perché non la smettiamo con tutte queste sciocchezze della politica e non continuiamo la guerra? I poeti inglesi riescono meglio di altri a fondere la loro passione civile con la dolorosa testimonianza dell'esperienza di guerra. Così Winston Hugh Oden. Che cosa proponi? Costruire la città giusta? D'accordo, lo farò. O il patto di suicidio, la morte romantica? Benissimo, d'accordo. Io sono la tua scelta, la tua decisione. Sì, io sono la Spagna. Molti l'hanno udita nelle remote penisole, sulle pianure assonnate, nelle isole del pescatore senza leggi o nel cuore corrotto della città. L'hanno udita e hanno migrato come gabbiani o come semi d'un fiore. Si sono aggrappati come stracci di nebbia ai lunghi espressi che ondeggiano, percorrendo le terre ingiuste, la notte, la galleria alpina. Hanno navigato negli oceani, hanno valicato i passi, tutti hanno offerto la propria vita. Su quell'arida piazza, frammento spiccato dall'Africa ardente, così ferocemente saldata all'Europa fantasiosa, su quell'altopiano inciso da fiumi, i nostri pensieri hanno le forme. In tutta la Catalogna industriale, a Barcellona, dove gli anarchici hanno la loro roccaforte, la collettivizzazione investe anche le fabbriche, i negozi, i servizi. Nell'ottobre del 1936 il sindacato autonomo, la CNT, riesce a far emanare dal governo autonomo catalano un decreto che impone la collettivizzazione di tutte le imprese con più di 100 addetti. Nei fatti, i comitati sindacali a cui passa la gestione delle fabbriche riescono a ribassare il limite indicato dal decreto. Anche qui la visione particolaristica dei comitati di impresa rende impossibile una vera produzione pianificata. Ma tutta l'economia della regione è ormai sottratta all'iniziativa privata. Anche le banche, i trasporti, la distribuzione dei prodotti alimentari, i ristoranti, i grandi magazzini sono a gestione collettiva. L'immagine di Barcellona è trasformata. Ovunque sventolano le bandiere rosse e nere dell'anarchia. La tuta operaia è la nuova divisa rivoluzionaria di tutti. La guerra e la rivoluzione trasformano profondamente anche il ruolo delle donne. Non solo perché sono chiamate spesso a rimpiazzare gli uomini che sono al fronte, ma anche perché esse tendono ad assumere un nuovo ruolo politico e a imporre diversi rapporti tra i sessi. Nel nostro movimento libertario c'è sempre stata molta uguaglianza tra uomini e donne. Noi, sin da quando eravamo in pochi, abbiamo cominciato a proclamare la libertà delle donne.
All'interno del movimento ci trattavamo tutti alla pari. E questo non esclude il fatto che nelle case la libertà non esisteva. In poche parole, non eravamo abbastanza coraggiose per pretendere di avere la stessa libertà degli uomini. La prova è che a casa mia, io ero libertaria. All'età di 18 anni me ne andai a vivere da sola per poter avere quella libertà che non avevo in casa. La donna è sospesa tra l'antico ruolo e la sua emancipazione. A volte risolve la contraddizione con un salto in avanti, andando al fronte e imbracciando il fucile. Alcune donne erano al fronte perché c'erano i loro mariti, c'erano i loro fratelli e c'erano altre donne, come me, miliziane, che andavano a combattere come gli uomini. Quando stavamo lì facevamo di tutto, aiutavamo gli uomini come potevamo. E quando era il momento di andare a fare gli assalti, andavamo anche noi. A Belcite io ero tra le poche donne che c'erano. Ho partecipato all'assalto di Belcite e sono stata nella ricognizione a Quinto, che stava dall'altro lato. La rivoluzione pregiudica la vittoria? Crea conflitti? Distoglie energie dagli obiettivi di guerra? Coloro che si dedicano alla collettivizzazione delle fabbriche e delle fattorie farebbero meglio a stare al fronte? Oppure la rivoluzione serve a vincere la guerra, le dà un senso, motiva di più i contadini e gli operai che combattono? Io ero segretario di una commissione di informazione e propaganda e mi occupavo di Sastago e dei paesi vicini a Sastago, dove avevamo il quartier generale. E posso testimoniare che la gente semplice, i contadini, dicevano: ma è stupendo vivere senza padroni. Mai avevamo pensato che si potesse mangiare senza doversi inginocchiare davanti a un padrone. Mai avevamo pensato che si potesse distribuire la ricchezza come si sta facendo adesso, in modo così giusto che non ci sono poveri. C'era solo il sacrificio imposto dalla guerra e dalle necessità del momento. Ma si vedeva che stavamo facendo una grande opera. Quest'opera però faceva paura a tutti. Faceva paura al governo della Repubblica e faceva paura ai repubblicani, perché in fin dei conti noi, anche se eravamo un 40%, non eravamo tutta la Spagna. E il resto della Spagna non era interessata politicamente a che quest'opera libertaria di collettivizzazione si diffondesse in Spagna. Vincere la guerra per questo obiettivo non lo avrebbe accettato nessuno. Nessuno Stato in Europa e nessun repubblicano in Spagna. E da lì ci avviammo verso il fallimento. Ma la guerra bisogna vincerla anche sul campo di battaglia. Franco ha un esercito di professione e riceve da Germania e Italia armamenti moderni. La sua guerra prevede grandi movimenti di truppe appoggiati da carri e da aerei. Gli anarchici hanno in mente una guerra di guerriglia in cui si avanza nel territorio prendendo gli abitati casa per casa. Hanno fede nelle loro colonne miliziane e in alcuni capi leggendari come Buenaventura Durruti. Aquests, per als quals ja ha sonat l'hora solemne de complir el deure, passen pel seu davant, fusells en l'aire, soldats, camperols, la lluita és la mateixa, endavant per la victòria! Los mandos de los frentes antifascistas de Aragón han acordado la toma de Siétam. Durruti, Miguel, Esplugas, Mantana, campeón internacional de tiro, Ruano y otros compañeros, momentos antes de la partida. Militante anarchico tra i più audaci e combattivi nelle lotte urbane, eroe delle giornate di Barcellona, Durruti godeva di un'enorme popolarità. Sconfitto il golpe nel capoluogo catalano, organizza una colonna che marcia verso l'Aragona per liberare Saragozza, altra roccaforte libertaria rimasta in mano ai nazionalisti. Facciamo la guerra e la rivoluzione allo stesso tempo, diceva nella sua avanzata. Ogni paese che conquistiamo comincia la sua rivoluzione. Ma in questi paesi Durruti liberava la rivoluzione imprigionata oppure la portava sulla canna del suo fucile?
Oye, guapa, ¿te traigo una gallina? ¿Sí o no? A partire dalla battaglia di Madrid, il governo Caballero decide la riorganizzazione di un vero esercito che prevede la militarizzazione delle milizie. Si ricreano le tradizionali strutture operative, brigate, divisioni, uniformi, disciplina, gradi, con la scala gerarchica dei comandi. In realtà le brigate saranno per lo più costituite sulla base dei gruppi miliziani d'origine e manterranno in gran parte la loro omogeneità politica. Inoltre, ogni brigata avrà il suo commissario politico sul modello dell'Armata Rossa. Ma gli anarchici si oppongono decisamente a questa trasformazione, che offende il loro egualitarismo a oltranza, e ripropone la forza armata dello Stato, oggetto della loro più profonda avversione. Anche Durruti è contrario, ma ha ben presente la necessità di non creare fratture nel fronte repubblicano. Bloccato nella sua avanzata su Saragozza, decide di portarsi a Madrid con 2.000 miliziani, mentre la capitale sta per essere investita dal primo attacco dei franchisti. Su quel fronte avrà il primo impatto con la guerra moderna. Durruti aveva un temperamento molto forte. Quando dava un colpo così, tutti andavamo ad ascoltare quello che diceva. Aveva un vocione e una facilità di parola tali, che convinceva tutti con quattro parole. Quando lo uccisero a Madrid, io mi trovavo al fronte. Fu una giornata di lutto, un lutto impressionante. Tutti piangevano perché tutti erano profondamente dispiaciuti. E a Barcellona, come si vede dalle fotografie che sono state pubblicate, l'intera città scese per le strade a dargli l'estremo saluto. A Madrid, a Durruti e ai suoi miliziani viene affidato il presidio di un settore della Casa de Campo. Il 19 novembre, mentre sta per raggiungere la prima linea, Durruti è colpito mortalmente in circostanze mai ben chiarite. A Barcellona gli viene tributato un funerale grandioso. 200.000 persone sfilano sulla via Laietana, che gli viene intitolata. Con la morte di Durruti comincia il declino del movimento libertario. La sua popolarità, il suo carisma, lo rendevano un interlocutore che neanche i comunisti potevano combattere apertamente e al tempo stesso gli permettevano di influire notevolmente sulle organizzazioni anarchiche. La militarizzazione delle milizie, che nei fatti Durruti stava accettando, si configurerà invece come un'inevitabile sconfitta per gli anarchici. Di fronte alla loro inadeguata capacità ad affrontare la guerra nel modo che Franco imponeva, anche la priorità che essi davano alla rivoluzione appariva come una fuga in avanti. Per molti mesi nella Spagna repubblicana la parola d'ordine degli anarchici, fare la rivoluzione per vincere la guerra, fu la linea di condotta di fatto seguita. Ma la guerra si perdeva. Per vincere occorreva la mobilitazione dell'intera società, la sua unanime e totale dedizione allo sforzo bellico. E invece la rivoluzione creava divisioni e contrasti tra le forze sociali antifasciste. Faceva perdere ogni speranza che le potenze democratiche potessero cambiare atteggiamento nei confronti della Repubblica Spagnola. Sottraeva molta energia alla guerra impegnando uomini e risorse necessarie al fronte nella realizzazione e difesa delle collettivizzazioni. Inoltre la rivoluzione libertaria, assecondata dai sindacati socialisti, non faceva che inceppare la macchina dello Stato repubblicano, limitandone l'autorità e l'efficienza, senza però avere la determinazione e la forza di assumere direttamente il potere. Si va verso la prova di forza e il punto di rottura è inevitabilmente Barcellona, la città della rivoluzione, la città più indipendente dal governo centrale e dove per di più opera un piccolo partito di ispirazione trotskista, il POUM, Partito Operaio di Unificazione Marxista, che cerca di indirizzare le organizzazioni anarchiche verso una rivoluzione di tipo bolscevico.
André Nin, il suo segretario, critica la dispersione del potere in tanti comitati e gruppi miliziani autonomi. Esorta gli anarchici a dar vita direttamente a un governo rivoluzionario. Dalla posizione che si assumerà rispetto al problema del potere, dice, dipende se la rivoluzione vincerà o fallirà. L'occasione dello scontro è il controllo della centrale telefonica di Barcellona. Gli anarchici la occupano fin dal luglio del 1936. Il governo autonomo della Catalogna, sostenuto dal Partito Socialista Unificato di Catalogna, il Partito dei Comunisti Catalani, decide di riprendersela. Ai primi del maggio del 1937, il presidente Companys dà ordine alla sua polizia di passare all'azione. Gli anarchici si oppongono con le armi. Lo scontro dalla telefonica si estende rapidamente a tutta la città. Risorgono le barricate. Da una parte ci sono gli anarchici con i miliziani del POUM, dall'altra i comunisti del Partito Socialista Unificato Catalano e gli autonomisti catalani. Dopo alcuni giorni di guerra civile nella guerra civile, che costano alcune centinaia di vittime, i ministri anarchici del governo Caballero riescono a mettere fine agli scontri facendo appello alla solidarietà antifascista. I comunisti ottengono però la testa del POUM, che è messo fuori legge. Il suo gruppo dirigente è incarcerato. Nin è rapito e segretamente assassinato. Gli agenti sovietici, con i quali collaborano molti militanti comunisti di primo piano, si dedicano a un'opera sistematica di eliminazione dei trotskisti. Gli anarchici di Barcellona, il POUM, non sono tuttavia la questione principale. L'offensiva che nel maggio del 1937 i comunisti scatenano insieme agli altri partiti del Fronte Popolare ha come posta in gioco l'indirizzo e la stessa conduzione del governo centrale. Occorre restaurare un governo con pienezza di poteri per vincere la guerra e per fare questo bisogna estromettere dal governo la componente sindacalista socialista strettamente legata agli anarchici che ha il suo leader nello stesso Caballero. Es una cuestión de quién controla el gobierno. Il problema di fondo era chi doveva controllare il governo, se i sindacati o i partiti. Con l'appoggio e con l'incremento del potere del Partito Comunista in questo momento, e la soluzione che i partiti, con l'appoggio del Partito Comunista che ha incrementato il suo potere, danno al conflitto è che i sindacati devono essere allontanati dal governo, devono essere estromessi e che l'iniziativa politica ricada di nuovo sulla coalizione politica. Repubblicanos e socialistas con los comunistas minoritarios, sino che va a presenciar una coalizione che non è più quella del 1936, repubblicani e socialisti con i comunisti in minoranza, ma che vede crescere il ruolo del Partito Comunista e il suo controllo sull'esercito. In manos del Partito Comunista. Un mese dopo le giornate di Barcellona, i comunisti aprono la crisi e riescono ad imporre un nuovo governo, da cui sono esclusi gli anarchici, sostenuto da tutti i partiti del Fronte Popolare e presieduto dal socialista moderato Juan Negrín. Il dato saliente è comunque che i comunisti, benché conservino due soli ministri nel governo, hanno accresciuto notevolmente il loro potere. Per gli anarchici e la sinistra sindacale socialista si tratta di una svolta controrivoluzionaria. Ma non riescono ad andare al di là delle generiche proteste. Troppo evidente era stata l'incapacità militare del governo Caballero. Troppo velleitaria era stata la loro pretesa di fare contemporaneamente la guerra e la rivoluzione. Il governo Negrín è nato soprattutto per dare una svolta alla guerra. Può contare su maggiori competenze nei comandi, un notevole entusiasmo nella truppa e soprattutto un consistente flusso di armamenti sovietici. Ma la svolta non arriva. Le grandi occasioni di Brunet e Belchite sono perdute soprattutto perché l'esercito repubblicano non è capace di dare continuità alla sua azione dopo la sorpresa iniziale. Franco fa invece lenti ma inarrestabili progressi. Nella seconda metà del 1937, grazie anche alla superiorità aerea di tedeschi e italiani, conquista tutto il nord della penisola con le sue risorse minerarie e industriali. Poi,
dopo l'effimera riconquista di Teruel da parte della Repubblica, scatena un'offensiva che nella primavera del 1938 lo porta a spezzare in due il territorio repubblicano. Di fronte ai rovesci repubblicani, Inghilterra e Francia lasciano sempre più isolato il governo Negrin e la stessa Unione Sovietica comincia a defilarsi, rallentando notevolmente l'invio dei suoi aiuti. Alla Repubblica non resta che compiere uno sforzo estremo per fare apparire meno inarrestabile la sua sconfitta e ottenere almeno un armistizio con la mediazione internazionale. Alla fine del luglio 1938 i repubblicani lanciano una massiccia offensiva sull'Ebro, cogliendo di sorpresa l'esercito franchista e incuneandosi a fondo nel suo territorio, ma ancora una volta non hanno la forza di metterlo in rotta, arenandosi in una logorante guerra di trincea. Finché, con un assalto di sorpresa, Franco riesce a impossessarsi del punto chiave della Serra de Cabal e di lì inizia una massiccia avanzata costringendo i repubblicani ad un lento e progressivo ripiegamento. A metà novembre tutte le unità repubblicane sono ritornate sulle antiche posizioni sulla riva sinistra del fiume. Nei combattimenti hanno perduto 60.000 uomini, i franchisti circa la metà. Franco si predispone a sferrare una possente offensiva sulla Catalogna, avendo di fronte un esercito esausto. I rovesci militari finiscono per logorare anche la coesione delle forze politiche repubblicane. I moderati, più che a resistere, pensano a negoziare la resa. Il desiderio di una capitolazione che possa preservare i vinti dalla più dura repressione si va facendo strada. Solo Negrin e i comunisti sono decisi a resistere. Ma Negrin può contare solo su una parte del Partito Socialista e a scarso seguito popolare. I comunisti si sono resi invisi per la loro politica di penetrazione nell'amministrazione e nell'esercito e i moderati già pensano di sbarazzarsene per poterli offrire a Franco sul tavolo della pace. Nell'ottobre del 1938, quando la battaglia dell'Ebro non è ancora conclusa, Negrin decide di congedare le brigate internazionali. L'iniziativa serve a dimostrare la disponibilità del governo repubblicano a risolvere la guerra tra spagnoli. Le brigate sfilano a Barcellona sulla Diagonal in una grande cerimonia di commiato. Comunisti, socialisti, anarchici e repubblicani, uomini di diversi colori, ideologie e religioni differenti, che amando tutti profondamente la libertà e la giustizia, vennero ad offrirsi a noi incondizionatamente. Ci davano tutto di sé, la loro gioventù, il loro sangue, la loro vita, le loro speranze e aspirazioni, e non ci chiedevano niente, o meglio, chiedevano di partecipare alla lotta. Non vi dimenticheremo. E quando l'ulivo della pace fiorirà, intrecciato con gli allori della vittoria della Repubblica Spagnola, tornate. Tornate accanto a noi. Coloro che non hanno avuto patria troveranno una patria. E tutti troveranno l'affetto e la gratitudine dell'intero popolo spagnolo. Malgrado la cerimonia di congedo delle brigate internazionali voglia costituire anche una dimostrazione di forza da parte della Repubblica con la sfilata dei suoi migliori reparti, essa simboleggia invece anche la sua sconfitta. Gli uomini delle brigate sono i superstiti di una battaglia ideale senza confini, una battaglia della democrazia contro il fascismo, l'unica che può giustificare la loro presenza in Spagna. Il loro ritiro suona in parte come una sconfessione di quei moventi di lotta. È il ridimensionamento della guerra a una questione spagnola per inseguire una pace impossibile. L'avanguardia
il giornale di Barcellona, scriveva dei brigatisti nella sua cronaca della Spilata. Uomini duri nelle battaglie, eroici, temprati a ogni emozione, uomini forti, sfilavano con la tristezza riflessa nel volto, alcuni con le lacrime agli occhi. Franco pensa intanto a dare alla Catalogna il colpo definitivo. Le circostanze non potrebbero essere migliori. Il quadro internazionale è a lui favorevole. Francia e Inghilterra hanno ormai tacitamente accettato la prospettiva della sua vittoria e lasciano senza protestare che egli riceva dalle potenze fasciste un flusso continuo di aiuti. Grazie all'assoluto dominio dell'aria, gli aerei italiani e tedeschi bombardano tutti i giorni le città e i porti della costa. A fine gennaio il governo e le autorità militari abbandonano Barcellona. Ogni progetto di resistenza è vanificato dalla totale disintegrazione delle forze repubblicane. La quinta colonna e tutti coloro che per 3 anni hanno patito quella che sarà chiamata la dominazione rossa si accalcano sulla Gran Via e sulle Ramblas ad acclamare la sfilata dei vincitori. Ma nei quartieri periferici è già cominciata la caccia all'uomo. Tutte le insegne in catalano sono abbattute. La Catalogna, perduta la sua autonomia, subirà il tentativo di annientamento della sua identità nazionale e dovrà tornare a parlare la lingua castigliana. Migliaia di spagnoli repubblicani percorrono la via dell'esilio. I più fortunati hanno dove andare. Molti varcano l'oceano verso i paesi dell'America Latina, il Messico, l'Argentina, dove si creano comitati di accoglienza. Ma gran parte resta nei campi francesi, Argelès, Gurs, Vernet, in condizioni di semiprigionia. Molti vi morranno, altri saranno riconsegnati alle autorità franchiste dal regime di Vichy. Altri ne scapperanno per unirsi alla resistenza francese. Dure le terre straniere, quelle terre ingigantiscono i morti, quelle terre. Triste, è più triste giungervi che lasciare le antiche. Quelle terre ingigantiscono il pianto, quelle terre. Quando fa male il cuore, cantano quelle terre. E crescono ostili i frumenti per colui che arriva. Se uno dice, guarda che albero, come quello, sono tutti diffidenti. Il mare. Oh, quante onde che non ritornano. I comunisti sono gli unici a sostenere ancora la resistenza a oltranza, ma sono ormai isolati anche tra la popolazione. Franco ha la vittoria in pugno e non accetta altro che una resa senza condizioni. Ma all'interno del fronte repubblicano c'è chi spera di ammansirlo se ci si sbarazza di Negrin e i comunisti. Così si ricorre al vecchio metodo del pronunciamento. A Madrid, il 5 marzo 1939, il colonnello Segismundo Casado attua un colpo di Stato, potendo contare su un'eterogenea coalizione di uomini e forze politiche, tra i quali il generale Miaja, fino a poco prima molto legato ai comunisti, il professor Besteiro e Venceslao Carrillo, vecchi leader socialisti, e l'anarchico Cipriano Mera, comandante del quarto corpo d'armata. Ci sono scontri armati a Madrid, Valencia, Cartagena. Negrin e i leader comunisti riparano all'estero. Il sangue che scorre in quest'ultima guerra civile nella guerra civile non servirà comunque a nessuno. Franco non ha alcuna ragione di abbandonare la sua pretesa di resa incondizionata. Mm-hmm.
I franchisti entrano a Madrid e ricevono la resa. Il 1 aprile 1939 Franco emette il suo ultimo bollettino di guerra. In data di oggi catturato e disarmato l'esercito rosso. Le truppe nazionali hanno raggiunto i loro ultimi obiettivi militari. La guerra è finita. Franco devuelve a las madres de España la alegría y el cariño de los que un día, por orden del gobierno marxista, fueron arrancados de su patria y entregados a la tutela de las más antiespañolas instituciones internacionales. Nel ritorno dei bambini dall'Unione Sovietica è il segno del destino dei vinti. Prima esiliati dalla consapevolezza della sconfitta, quindi ricongiunti ad una terra che per 40 anni negherà loro la libertà.